Adesso ci stava. Che c'è stasera qua? Buonasera. Ciao! Come... Sì, mi raccomando, mettiti bene al segno, sennò poi a casa sì. Prendono fuoco. Ok, allora, lei è della persona che ci è venuta a parlare... le parole. Sì, prego. Sono qui stasera per discutere con voi di una questione molto delicata. L'uso incongruo di aggettivi imbarazzanti. Ah, è quello che... quella che... Sì, sì, programma quello di real time, ho capito. Fa schifo però lo guardo. Sì. Vai, vai. L'aggettivo è quella parte variabile del discorso che si accosta a un elemento qualificandolo o determinandolo. Ma attenzione! Non tutti gli aggettivi sono adatti a tutti i sostantivi. È giovane, lo si può dire di una donna, di un professore, di un chihuahua, non di una maglietta. La maglietta non ha un'età biologica. La maglietta non può essere giovane, al massimo è nuova. Questi spiedini non possono essere divertenti. I calzini non possono essere geniali. Però quelli a righe? Neanche. Il tappeto non può essere simpatico. Questa aggettivazione non si usa nel linguaggio quotidiano. È un'aggettivazione pubblicitaria. Non può tutto essere intrigante, particolare, straordinario, formidabile, spettacolare, devastante, carino. No! No! Contestualizziamo l'aggettivo, altrimenti continueremo a parlare senza sapere quello che stiamo dicendo solo perché va di moda. E quando qualcuno parla trendy, bisogna saper schivare e contrattaccare. Così! Strada. Io le devo parlare di una cosa, si tratta di un'offerta molto carina, molto divertente. Guardi, è un capo simpatico, no, è no. Molto frizzante, guardi, lo troverà fresco, no. È un prodotto giovane, intrigante, è alla moda, calza bene, è tecnologico, le faccio uno sconto devastante. Aia! 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 È performante, molto Thank you.